Domenica 23 aprile a Teramo, all'interno del parco dell'Istituto di Istruzione Superiore di Popparozzi, in località Piano Daccio, si è svolto il 7° trofeo Darwin Lupinetti. Manifestazione specialità mountain bike e riservata alla categoria giovanissimi. Organizzazione della D'Ascenzo Bike del presidente, ex professionista Vladimiro D'Ascenzo. Tante le adesioni da parte di team del Centro Italia, 150 iscritti con dei percorsi diversificati a seconda della categoria di appartenenza. Giornata splendida dal punto di vista meteo, gran sole sul percorso gara. Prima del via sarà osservato un minuto di raccoglimento a ricordo del professionista Michele Scarponi, recentemente scomparso. Presenti Paolo Festa, vicepresidente regionale, e Antonio Menicucci, responsabile giovanissimi Federciclismo Abruzzo. Alle ore 15 in punto inizia la manifestazione. Pronti i giovanissimi del primo anno per loro due giri di un percorso di 400 metri, 5 minuti. Ai microfoni di Ultimo Chilometro il direttore sportivo, nonché anima del team D'Ascenzo Bike, Mauro Di Ferdinando. Mauro Di Ferdinando, il direttore sportivo della D'Ascenzo Bike, siamo a Teramo per questa 7ª edizione del trofeo Darwin Lupinetti. Una gran bella giornata sia dal punto di vista sportivo che meteorologico. Sì, beh, meteorologico sicuramente, lo vediamo tutti. Sportivo purtroppo sappiamo tutti che non è stato un bel weekend, sappiamo tutti il motivo. Noi comunque siamo qui e giustamente, come qualcuno diceva, forse è meglio onorarlo correndo, quindi siamo qui per fare questo. Oggi, prima della partenza, ci sarà ovviamente un minuto di raccoglimento al ricordo di Michele Scarponi. Sì, oggi faremo questo minuto di raccoglimento con tanto cordoglio, con tanta partecipazione. È inutile dire e sentire quello che abbiamo visto in questi giorni, sui social, ne abbiamo viste e sentite tutti. Era veramente una persona squisita, ho avuto modo di conoscere qualcuno che comunque era molto amico e mi ha detto degli aneddoti di una persona di un altro livello. Mi piace pensare che adesso faccia l'attività di maestro, perché no, con il Padre Eterno. Però voglio anche dire una cosa: noi siamo anche qui per, ovviamente sapete che il trofeo è intitolato a Darwin Lupinetti, che tutti quanti sanno che era un ragazzo che pedalava con noi, è andato via presto, troppo presto, e proprio ieri ricadeva l'anniversario della sua scomparsa. Quindi oggi siamo qui per onorare anche lui, soprattutto lui, visto che dà il nome alla nostra società, alla nostra squadra e alla nostra gara. Quindi gara al ricordo oggi di Darwin Lupinetti, ricordiamo la 7ª edizione, e poi anche di Michele Scarponi. Dal punto di vista proprio sportivo, tecnico, allora, percorso da giudicare come? Il percorso è abbastanza variegato, nel senso che comunque rimane semplice per quello che riguarda le categorie G1 e G2, leggermente più lungo per la categoria G3, con qualche leggera difficoltà tipo contropendenza, discesina eccetera eccetera, lieve per le categorie G4 e G5, ovviamente aumentando i giri. È abbastanza tecnico che riguarda la categoria G6, che è un po' quello che vanno a fare questi ragazzi di 12 anni, cioè proprio il prossimo anno saranno esordienti quindi ho pensato che potrebbe essere giusto e carino farli confrontare in un percorso che, a parte il livello, la veste grafica, si presenta bene, ma comunque c'ha qualche difficoltà, una salita abbastanza lunghetta, non eccessiva ovviamente, con delle curve in contropendenza e con una discesa a caruccia. Insomma, mi sembra di aver raccolto un po' tutto su questo percorso di oggi. Con il mio team, con il mio staff, con il nostro staff, il presidente per quello che ha potuto e i ragazzi, i genitori in particolare, ma comunque globalmente tutti siamo impegnati al massimo proprio per preparare un percorso bello in una location fantastica, dove veramente mi auguro che possa essere la sede della scuola di ciclismo Darwin Lupinetti a questo punto, e speriamo che tutto avvolga per il meglio.
A termine per la categoria giovanissimi del primo anno vittoria per Matteo Angiolani, Superbike Team. Secondo posto Riccardo Esposito, Amici della BC Junior. Terzo posto Ciampoli Francesco, Team La Cioppa. Quarto posto De Angelis Stefano, Pedale Teate. Quinto posto La Cioppa Aaron, Silvestro La Cioppa. Sesto posto Libero Giuseppe, Superbike Team. Settimo posto il suo compagno di squadra, Casali Cristian. Ottavo posto Riccardo Masciarelli, Amici della BC Junior. Nono posto Gabriele Berardinelli, Mosciano 2.0. Decimo posto Mattia Leonardi, Ciclistica Recanati. E adesso pronti i giovanissimi del secondo anno. Per loro un giro in più, 3 giri, 7 minuti. Roberto Marracino, il team Free Bike presente quindi anche voi qui a Teramo per una grande gara di mountain bike. Sì, come ogni anno abbiamo ripreso anche la mountain bike, che è una disciplina oramai radicata nel settore giovanile. Ci fa molto piacere essere qui. Oggi quanti siete? Oggi in pochi, parecchi con il ponte, alcuni malati, però cerchiamo di onorare comunque al meglio la gara. La stagione è appena iniziata, quali sono i vostri obiettivi quest'anno? L'obiettivo è quello comunque di farti divertire i ragazzi, cercare di ottenere migliori risultati e cercare di fare soprattutto bella figura al meeting, che è la, diciamo, è l'obiettivo principale. E lì punterete in alto? Speriamo, più per i ragazzi che per la società. Oggi prima della partenza ci sarà un minuto di raccoglimento al ricordo del compianto Michele Scarponi. Sì, purtroppo questa tragica notizia o tragedia, come vogliamo dire, ci ha colpiti un po' tutti, soprattutto anche i ragazzi, che comunque vedevano in Scarponi una persona molto semplice, umile, che faceva amare il ciclismo a priori. Francesco Labrozzi, un passato da atleta, oggi direttore sportivo. Sì, Domenico mi ha chiesto di aiutare dei bambini e io volentieri ho accettato. E quindi sei all'interno del team Amici della Bici, il tuo primo impegno, no? come direttore sportivo, come te la passi? Beh, molto bene, mi piace, i bambini mi ascoltano, sono bravi, è importante divertirsi a queste categorie e poi se arriva qualche risultato comunque è meglio per tutti, ci fa felice. E cosa si aspetta da questo nuovo impegno, Francesco? Niente, io vorrei aiutare questi bambini comunque un giorno a diventare comunque dei campioni, diciamo, cosa che non ho fatto io e vorrei insegnare a loro. Oggi una grande gara di mountain bike, si vincerà insomma, no? Sì, si vincerà, abbiamo dei ragazzi molto buoni, molto bravi, basta che ascoltano e va bene così. A ricordo di Michele Scarponi. Sì, purtroppo mi dispiace tantissimo per questo accaduto. Le strade italiane purtroppo sono diventate pericolose, meno male, diciamo, che per i bambini nostri si allenano ad un circuito coperto. In bocca al lupo. Crepi, grazie. A conclusione per la categoria giovanissimi del secondo anno maschile, vittoria per Tertulliani Gabriele Osvaldo da Scienzo Bike. Secondo posto Pinciotti Thomas, Amici della BC Junior. Terzo posto Bianchi Nicolas, Super Bike Team. Quarto posto Lucarini Samuele, Ciclistica Recanati. Quinto posto Micone Mattia, Pedale Teate. Sesto posto De Santis Francesco da Scienzo Bike. Settimo posto Matteo Centorame, Bevilacqua Sport. Ottavo posto Frontini Tommaso, Super Bike Team. Nono posto Arena Nicolò, Amici della BC Junior. Decimo posto Massacesi Edoardo, Super Bike Team. Due le bimbe in gara, vittoria per Federica Camplone, Team Silvestro La Cioppa. Secondo posto Caterini Sofia Anna da Scienzo Bike. E adesso sul percorso i giovanissimi del terzo anno, un tracciato leggermente più lungo, 700 metri, 3 giri, 10 minuti. Francesco Masciarelli, un passato da professionista, oggi papà felicissimo al seguito del suo piccolo bimbo nel team Amici della Bici di Spoltore. Sì, è una bella giornata, vediamo un po' di far divertire questi ragazzini, per farli creare un gruppo divertente e per insegnargli un pochettino di cose belle, diciamo, dai. Oggi una bella giornata sia dal punto di vista meteorologico che sportivo, anche se c'è poi questa ombra, no, importante, nera della scomparsa di Michele Scarponi. Tu, dicevamo prima, hai un passato di professionista, hai corso insieme a lui, lui ha corso per il team di tuo padre, l'Acqua e il Sapone. Sì, diciamo che Michele
lascia un grande vuoto in tutti quanti noi, per tutte le persone che l'hanno conosciuto, perché non veramente un ragazzo d'oro, mai visto giù di morale, mai arrabbiato, sempre scherzoso. Diciamo che è proprio una brutta perdita, non solo per il ciclismo, proprio a livello umano. Il destino beffardo, tra pochi giorni partirà il Giro d'Italia, lui sarebbe presentato con il team Astana nel ruolo di capitano. Sì, lui è sempre stato un gran motore, un grandissimo atleta, ripeto, una tragedia che non ti dà, diciamo, non riesci a farti una ragione, sinceramente. E oggi si correrà anche per onorarlo al meglio. Speriamo, dai, è stato sempre un grande talento, come ho detto, una bravissima persona, ce lo ricorderemo per sempre. Rocco La Cioppa del team Silvestro La Cioppa, anche voi oggi qui a Teramo per una grande gara di mountain bike. Sì, anche noi siamo presenti oggi in questa manifestazione con tutti i bambini e ci divertiremo. Una stagione, questa è la prima praticamente, perché il team è appena nato. Sì, no, questa è la seconda gara che facciamo qui in Abruzzo e la terza gara anche che abbiamo fatto fuori regione domenica scorsa, sabato scorso a Città di Castello. E le cose come stanno andando? Beh, stanno andando perfettamente bene da quello che ci si aspettava, anche che stiamo facendo un progetto divertirsi per crescere. Quanti ragazzi oggi? Oggi 8 ragazzi. 8 ragazzi, ci si proverà insomma, no, a vincere come sempre? No, ci si proverà a divertirsi, la prima cosa. E poi a vincere? Anche quello, si arriva, ben venga. Oggi le varie interviste toccano un tema importante, doloroso, la scomparsa di Michele Scarponi. Anche voi correrete ovviamente per onorarlo al meglio. Sì, anche noi correremo per onorare questo grande ciclista che è scomparso all'improvviso. Al termine dei tre giri, 700 metri, 10 minuti per la categoria giovanissimi del terzo anno, vittoria per Lorenzo Maggiore, amici della BC Junior. Secondo posto, Manuel Figuretti, Superbike Team. Terzo posto, il suo compagno di squadra, Diego Giacconi. Quarto posto per Di Giuseppe Federico, da Scienzo Bike. Quinto posto, il suo compagno di squadra, Elia Marcozzi. Sesto posto, Nicolas Solinas, pedale Teate. Settimo posto, Fusilli Matteo, Nuova Spigaurea. Ottavo posto, Filippone Alex, amici della BC Junior. Nono posto, D'Alessio Federico, team Silvestro La Cioppa. Decimo posto, Mario Scarpone, da Scienzo Bike. Tre le ragazze in corsa per la categoria giovanissimi del terzo anno, vittoria per Alice Marinelli, Superbike Team. Secondo posto, Giorgia Marchetti, Nuova Spigaurea. Terzo posto, Fiona Colanero, Sandro Bike. Giro di boa per il settimo trofeo Darwin Lupinetti, gara di mountain bike categoria giovanissimi. L'organizzazione splendida è della D'Ascenso Bike dell'ex professionista Vladimiro D'Ascenso. Le telecamere di ultimo chilometro sono a Teramo. Adesso sul percorso gara i giovanissimi del quarto anno, tre giri, 900 metri a tornata, 12 minuti. Marco Di Renzo, allora, giornata bella, splendida qui a Teramo, tanti bimbi con una gara di mountain bike molto bella e poi al ricordo di Michele Scarponi, corridore che tu hai conosciuto. Sì, oggi diciamo è stata una giornata di sport viva, intensa, ma nello stesso tempo tutti con un po' la tristezza nel cuore per quello che ieri è accaduto al povero Michele. Purtroppo il destino è così, non possiamo farci nulla, lui è andato incontro al suo destino ed è finita così. Non ci voleva, abbiamo perso un grande uomo di sport, un grande atleta, una grande persona insomma. Lo ricorderemo tutti con grande affetto e un saluto soprattutto va alla sua famiglia e ai suoi figli, ecco, da parte penso di tutto il movimento ciclistico abruzzese. Una scomparsa che sa ancora di più di beffa, anche perché Michele era tornato per pochi giorni per poi aggregarsi di nuovo al team, ma poi doveva partire come capitano, no, in questo Giro d'Italia numero 100. Ripeto, il destino ha voluto così, quindi lui ha fatto, penso che come tutti i ciclisti, stando via diverso tempo, aveva avuto il desiderio di tornare a casa, magari... Era proprio così, Marco, il destino ha deciso per lui e quindi non possiamo dire niente.
Per quando invece riguarda la corsa, oggi è andata bene, no, per il team Sambro Bike? Ma noi, anche se quest'anno abbiamo una squadretta un po' più ridimensionata, veniamo sempre, partecipiamo, insomma, il nostro è sempre lo spirito, il solito spirito di divertimento. Invece devo fare un grande applauso, un grande complimenti a Mauro Di Ferdinando, perché quest'anno per la prima volta ha cambiato percorso rispetto alle altre edizioni. E veramente devo dire un percorso altamente tecnico che insegna veramente mountain bike ai ragazzi. A volte magari i percorsi risultano un po' troppo semplici, veramente non è che si insegna molto, invece con qualche difficoltà in più i ragazzi si sono divertiti e hanno imparato. Buona stagione! Grazie a tutti, pure buona stagione. Termine per la categoria giovanissimi del quarto anno maschile, vittoria per Filippo Cerasi, amici della BC Junior. Secondo posto Riccardo Cervellini, ciclistica Recanati. Terzo posto De Angelis Vincenzo, pedale Teate. Quarto posto Daniel Mincone, suo compagno di squadra. Quinto posto Franchi Mattia, Mosciano 2.0. Sesto posto Panella Raffaele, D'Ascenso Bike. Settimo posto Filippo Modesti, gruppo ciclistico Matelica. Ottavo posto Simone Scocchia, amici della BC Junior. Nono posto Andrea Lerna, pedale Teate. Decimo posto Lorenzo Marcozzi, D'Ascenso Bike. Per la categoria giovanissimi del quarto anno femminile, vittoria per Benedetta Maggiore, amici della BC Junior. Secondo posto Alice Pascucci, gruppo ciclistico Matelica. Terzo posto Giada La Cioppa, team Silvestro La Cioppa. Quarto posto De Laurenti Selena, Sangro Bike. Quinto posto Lucrezia Roganti, Nuova Spiga Aurea. Sesto posto Di Menno di Bucchianico Giorgia, Sangro Bike. Settimo posto Simona Castellani, D'Ascenso Bike. Ottavo posto Sofia Bartomeoli, ciclistica Recanati. Manifestazione che volge quasi al termine il settimo trofeo Darwin Lupinetti, gara di mountain bike, categoria giovanissimi. Le telecamere di ultimo chilometro sono a Teramo. Adesso sono di scena i giovanissimi della categoria G5. Quattro giri, un percorso di 900 metri, 15 minuti. Gabriele Di Buonaventura, il direttore sportivo del Veloclub Mosciano 2.0, anche voi giustamente presenti qui a Teramo per questa gara di mountain bike. Siamo in attesa però del presidente, che non ancora arriva, come mai? Il presidente si fa attendere, arriverà, speriamo che fra qualche minuto dovrebbe stare qui, ma ha detto che viene, porta suo figlio a correre. Noi, come per noi la prima gara che facciamo, Marco, perché abbiamo iniziato pure un po' tardi a fare gli allenamenti. E oggi siamo presenti qua con 12 iscritti, però partenti, perché poi ci sono stati un po' di problemini, uno si è ammalato e hanno avuto un po' di problemi, perché questa gara doveva essere fatta la mattina, però poi è stata posticipata nel pomeriggio e ci hanno creato un po' di problemi alcune famiglie che avevano degli impegni e non sono potuti venire. Dovremmo essere in 7 ragazzi partenti, un G1 e poi con varie categorie. Noi non è la nostra specialità, perché la nostra specialità è la strada, però quando ci sono le gare di mountain bike, siccome fare questa attività insegna parecchio pure a livello di come si guida la bicicletta, e vogliamo essere sempre presenti anche in Abruzzo, penso di fare tutte le gare. E quindi sarà sicuramente una stagione importante, intensa. Oggi si correrà, si osserverà prima della partenza un minuto di raccoglimento a ricordo di Michele Scarpone, e poi si correrà ovviamente in sua memoria anche. Sì, veramente, guarda, ieri sono stato malissimo, quando ho sentito quella tragedia che gli è successa, veramente, devo dirti la verità, francamente mi è scappato qualche lacrima. E per me era un grande professionista, lo seguivo, è stato sempre uno corretto.
mi dispiace tantissimo, tanto, veramente che sia capitata una cosa così brutta e poi a quell'età veramente ci fa veramente riflettere, vabbè. E allora, oggi ricordo, si correrà in onore di Michele Scarponi, buona stagione, visto che questa è la prima del Velocrem Oceano 2.0. Sì, sì, la prima per i giovanissimi e poi abbiamo anche gli esordienti, con 6 esordienti. Quest'anno ci direttiamo sia giovanissimi che esordienti, e per noi molto impegnativo, però le facciamo e cerchiamo di essere presenti in tutte le gare. Grazie Marco, come sempre sei molto gentile e speriamo che vi facciamo qualche vittoria, ma se non è la nostra specialità, no, ci proviamo, dai. Vabbè. Bonifico entro mercoledì, grazie. Come no, senz'altro, te lo faccio subito. Grazie Marco. Al termine dei 4 giri, 900 metri a tornata, 15 minuti per la categoria giovanissimi del quinto anno, vittoria per Dubini Morgan, Superbike Team. Secondo posto il suo compagno di squadra Alex Giacchetta. Terzo posto Matteo Ciampoli, Team Silvestro Acioppa. Quarto posto Alessio Giovagnoli, Superbike Team. Quinto posto Stefano Masciarelli, Amici della BC Junior. Sesto posto Pizzi Nicolò, Sangro Bike. Settimo posto Lorenzo Pardo, Amici della BC Junior. Ottavo posto Partemi Marco, Ciclistica Recanati. Nono posto Di Giuliano Francesco, da Scienzo Bike. Decimo posto Enrico Paolucci, Sangro Bike. 7 le ragazze sul percorso per la categoria giovanissimi quinto anno, vittoria per Claudia Massacesi, Superbike Team. Secondo posto Sorgi Francesca, Amici della BC Junior. Terzo posto Alice Mazzieri, Superbike Team. Quarto posto Mirta Mangiaterra, Ciclistica Recanati. Quinto posto Sara Di Renzo, Sangro Bike. Sesto posto la sua compagna di squadra Nicole Di Battista. Settimo posto Eleonora Caprini, da Scienzo Bike. Manifestazione che volge quasi alla termine il settimo trofeo Darwin Lupinetti, gara di mountain bike e categoria giovanissimi, con la splendida organizzazione della D'Ascenzo Bike del presidente ex professionista Vladimiro D'Ascenzo. Le telecamere di ultimo chilometro sono a Teramo all'interno del parco dell'Istituto di Istruzione Superiore di Popparozzi, in località Piano Daccio. Adesso di scena i giovanissimi del sesto anno, per loro un tracciato di 1 km e 100 metri da ripetersi 4 volte 20 minuti. Vladimiro D'Ascenzo, il presidente della D'Ascenzo Bike, oggi c'è stata questa corsa molto bella, categoria giovanissimi mountain bike, e poi tu comunque sei reduce anche di una gara di questa mattina, com'è andata? La gara è andata bene perché comunque l'abbiamo vinta, io e il mio compagno di squadra Fantini. Un'accoppiata vincente. Sì, adesso è diventata un'accoppiata vincente, sì. Quando ho fatto il prima possibile per venire qui, per vedere tutto quello che hanno realizzato Mauro e i suoi collaboratori, Siro, Giovanni, Gegè, Giorgio, anche il nuovo arrivato come maestro di mountain bike, sono contento perché già da ieri sapevo che c'erano tante squadre, sono partiti circa 150 ragazzi, perciò la manifestazione è riuscita, hanno creato un parco giochi veramente molto bello e stiamo andando per la strada giusta, ecco, che comunque è un movimento giovanile in crescita e cerchiamo di dare sempre il nostro meglio per portarlo avanti. E quindi tutto bene, grande giornata, vi siete anche ben comportati, no, come team? Guarda, io sono arrivato proprio adesso. Ve lo dico io. A livello di risultati purtroppo ancora non li conosco, so che c'è stata qualche vittoria, adesso non so nello specifico chi è che ha vinto, però io in questi casi non guardo tanto al discorso della vittoria del singolo, bensì guardo a quello che Mauro e i suoi collaboratori stanno realizzando, cioè imparare ai ragazzi un'attività e soprattutto anche educarli in modo che possano crescere senza rimanere, diciamo, ecco, senza prendere dei
degli abbagli che si possono trovare, diciamo, lungo la strada. Termine per l'ultima categoria in gara, i giovanissimi del sesto anno, vittoria di Paolo Di Donato, amici della BC Junior. Secondo posto Musi Jacopo da Scienzo Bike, terzo posto Bugiolacchi Massimo, ciclistica Recanati, quarto posto di Memmo di Bucchianico Christian, Sagro Bike, quinto posto Bonifazi Nicolas, Super Bike Team, sesto posto Franchi Davide, Mosciano 2.0. Settimo posto Genobile Gianmarco, amici della BC Junior. Ottavo posto Scurti Davide, team Silvestro La Cioppa. Nono posto Piscicelli Daniele, amici della BC Junior. Decimo posto Africani Emanuele, ciclistica Recanati. Per la categoria giovanissimi del sesto anno femminile, vittoria per Barbara Modesti, gruppo ciclistico Matelica. Secondo posto Samuela Palazzone, pedale Teate. Terzo posto Marinelli Diletta, Super Bike Team. Per la classifica di società, quinto posto pedale Teate, quarto posto team La Cioppa, terzo posto team Da Scienzo Bike 50 punti, secondo posto amici della BC Junior 87 punti, vittoria per la Super Bike Team 107 punti. Termine, come di consuetudine, giro promozionale per i G0 presenti e premiazione per tutti gli atleti partecipanti. Bellissima giornata di sport in località Piano Daccio di Teramo per la settima edizione del trofeo Darwin Lupinetti, ragazzo ed atleta prematuramente scomparso. Presenti sul campo gara anche i genitori. Manifestazione segnata e non poco dalla tragica scomparsa del professionista della Stana Michele Scarponi, a cui è stato dedicato un minuto di raccoglimento ad inizio gara. L'appuntamento certamente ci sarà anche per il prossimo anno, l'ottava edizione del trofeo Darwin Lupinetti, e complimenti per l'ottima organizzazione a tutto lo staff della Da Scienzo Bike.